Bene, si è appena concluso l'evento Honor a Berlino, dove è stato presentato Honor 9, non Honor 6. Questo è il suo box di vendita. Direi di fare subito un unboxing. Morbidissima l'apertura. Davvero molto molto curata la scatola. Ecco qui. Interessante, come al solito, il dispositivo messo di taglio, Innovation by Honor. Eccolo qua, prova a non farlo cadere. Classico, il dispositivo si mette da parte come in tutti gli unboxing. Poi mi chiedo, insomma, cosa si deve trovare in queste scatole? Frigorifero, non credo. Scatola, qui ci dovrebbe essere caricatore, manualistica, pin per la SIM e il cavo. Quindi qui sembra che effettivamente non ci siano le cuffie. Allora, apro, complicato, con ovviamente una delicatezza assurda, metto un attimo da parte, scritta Honor, pin per la SIM, voilà, butto tutto, cover in plastica rigida, giusto per rovinare il design di Honor 9, che è molto molto bello, caricatore da parete, dovrebbe essere quello rapido, qui abbiamo il cavo USB Type-C per la ricarica e nulla più. Non ci sono auricolari, non c'è niente, ci sono solo scartoffie e questo è il dispositivo. Faccio vedere che è molto molto bello, molto curato. Vado a rimuovere la plastica leggermente. Eccolo qua. Vi faccio vedere il design, che è vero, non è cambiato molto rispetto a Honor 8, ma è riconoscibile. Honor 8 aveva il suo design particolare, spinto. Questo è migliorato, ci sono angoli più stondati, ci sono riflessi ancora più belli e poi c'è questa colorazione silver. Come vedete è davvero molto molto bella. Il più grosso cambiamento estetico è il sensore di impronte digitali, che è sulla parte frontale e non più sul posteriore. Tra l'altro integrava lo scorso anno anche un tasto fisico che è stato rimosso. Sensori impronte digitali, velocissimo. Ehi, ma allora non è un vero unboxing? L'avevi già unboxato? Sì, è vero, l'avevo già aperto, ma per darvi alcune prime impressioni. Allora, in mano si tiene bene, scivola meno di Honor 8 e devo dire che la prima cosa che mi ha colpito è il display, che alla luce del sole effettivamente si legge molto molto bene, perché ho notato che nelle impostazioni c'è una modalità aumenta leggibilità sotto la luce del sole. Un'altra cosa che ho voluto testare subito, ovviamente, è la fotocamera, perché ora vi parlo anche di specifiche. La fotocamera è da 12 megapixel più 20 megapixel, 12 megapixel a colori più 20 megapixel in bianco e nero. Il resto delle specifiche sono molto molto lineari nella famiglia Honor barra Huawei Kirin 960. Questa è la versione con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile, la batteria da 3200 mAh, display 5.1.15 pollici Full HD, la tecnologia è IPS. Software, come vi ho detto, Android in versione 7.0 con la classica Emotion UI 5.1, quindi sarà davvero molto molto veloce, c'è da valutare tutto di questo dispositivo, ma la cosa che mi ha colpito inizialmente sono i dettagli catturati da questa fotocamera. Provo a farvi vedere la fotografia zoomata. Questo è uno zoom 2x, devo dire che i dettagli sono mantenuti abbastanza bene. Questa è la fotografia originale, come vedete non è stato effettuato un crop, ma effettivamente è stato sfruttato il secondo sensore. Anche il range dinamico mi sembra abbastanza valido. Vi faccio vedere intanto qualche fotografia in interni e c'è da dire che anche in questo caso il bilanciamento delle luci, questo è un selfie, il bilanciamento delle luci e del bianco mi è sembrato preciso. Insomma, volevo fare un video molto veloce per darvi le prime impressioni. Mi sembra un'evoluzione interessante, un'evoluzione che si fa pagare circa 50 euro in più rispetto allo scorso anno, anche se c'è da dire che c'è la promozione con 50 euro di rimborso se dimostrate di aver avuto in passato uno smartphone Honor e nulla, quindi il prezzo potrebbe essere, anche se avete avuto in passato uno smartphone Honor, di 399 euro, che per questo hardware, per l'esperienza che credo
a primo impatto riuscirà a dare davvero una cifra interessante. Poi il design, a me questa scelta di Honor con questi giochi di luce onestamente piace davvero tanto. Come sempre, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, attivate la campanellina e fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate nei commenti. Alla prossima!